Quali sono le differenze tra la polis greca e le altre forme di organizzazione politica e territoriale che abbiamo studiato? Che differenza c'è tra la polis e la città-stato sumera e quella fenicia? Sotto quali aspetti la polis è diversa dal regno miceneo che gravita attorno ad una città fortificata? La polis ha una caratteristica. È un'organizzazione politica autonoma. A differenza delle città che sono esistite anche prima dell'VIII secolo, ovviamente, Cristo. Si autogoverna, si autodetermina e la sovranità, questo è l'aspetto forse più importante, legato peraltro al fatto che si autogoverna, la sovranità spetta a tutti i cittadini. A tutti i cittadini vedremo poi con quali limiti, ma comunque spetta ai cittadini. Spetta ai cittadini che la amministrano attraverso dei magistrati, attraverso un consiglio degli anziani e attraverso un'assemblea popolare. Sono questi gli organi della città-stato, della polis, organi che a secondo del carattere delle diverse polis hanno un rapporto diverso fra di loro. Può esserci una polis dove ha più potere la magistratura, una polis dove ha più potere il consiglio degli anziani, una polis dove ha più potere l'assemblea. I concetti chiave che rappresentano la differenza tra la polis e le altre strutture politiche sono il concetto di sovranità e il concetto di cittadinanza. La sovranità nelle monarchie orientali era attribuita ad una sola persona e gli arrivava generalmente per potere divino, mentre nelle polis la sovranità appartiene al popolo e casomai è il popolo che può delegare la sovranità a qualcun altro. Il concetto di sovranità si fonda su quello di cittadinanza, perché il popolo della polis è rappresentato appunto dai cittadini. Il concetto di cittadinanza e il concetto di polis sono strettamente legati l'uno all'altro. Aristotele scrive che l'uomo è un animale politico. Ciò vuol dire che l'uomo si può dire veramente uomo soltanto in quanto esprime la sua umanità nell'esercizio dei suoi diritti politici.